faccio tradizionale, un po' rivisitato, non è proprio tradizionale puro, però parto da quella base, insomma. Adesso stiamo facendo una picca tradizionale, un coltello, un serramanico, diciamo. Nel tradizionale è abbastanza vario come stile, quindi dall'ancora, che è quello un po' più richiesto, al veliero. Faccio uno stile che è prettamente fotografico, perché riprendo la foto dal vero e la riporto poi in tutte le sue forme, sfumature, contrasti sulla pelle. I tempi si allungano, possono partire da un'ora fino a massimo di 12 ore a seduta. Ovviamente dipende dalla foto. Per dirti, questo lavoro qua riesco a farlo anche in 10 o 15 ore, dipende da questo cliente. Cos'è? Un mitosauro, una lucertola, diciamo, preistorica, rettile. Siamo arrivati alla 19ª edizione dell'International Tattoo Expo, per il 4º anno in questa cornice splendida che è il Palazzo delle Esposizioni dell'EUR, un'edizione con 400 tatuatori da tutto il mondo a rappresentare quelle che sono le maggiori tendenze del tatuaggio e quasi tutti gli stili. Ormai non si tratta più di un segno sulla pelle che distingue una sottocultura o un gruppo particolare, ormai è un segno che a me piace dire è diventato arte. È cambiato più che altro il punto di vista del mondo del tatuaggio, non c'è più quella ricerca storica del tatuaggio, bensì sta diventando sempre di più un lavoro che sembrerebbe alla portata di tutti. Adesso chiunque, estetisti, parrucchieri o comunque le persone che vogliono dare una svolta alla vita e cambiare completamente il lavoro, si buttano a fare i tatuaggi. Questo è un po' un peccato, perché appunto si perde quello storico, quella ricerca, quello scambio di opinioni, quell'apprendistato che c'era prima, insomma. Come si fa a riconoscere un tatuatore professionista come te rispetto a quelli che, no, si stanno buttando sul mercato, perché la richiesta è tanta? Da tante cose. Se sei un cultore del tatuaggio lo senti, lo vedi, prima cosa dalla professionalità che mette nel lavoro, quindi l'igiene, i materiali, come cura il rapporto con il cliente, che è la prima cosa, almeno secondo me è la prima cosa. Vengono tanti clienti che cercano proprio questo, e non cercano altri stili, bene o male mi cercano, mi trovano solo per lo stile che faccio io. A Napoli la richiesta dei tatuaggi nell'ultimo periodo è aumentata? A Napoli più moda, molta moda, di conseguenza la richiesta negli ultimi 5-6 anni è aumentata, ovviamente, nel bene e nel male. In che senso? Nel senso che magari si fanno tatuaggi meno con la testa, però più modaioli, però ce n'è di più. L'Italia, da questo punto di vista, rispetto, diciamo, all'Europa, ma in un contesto anche più internazionale, che posizione possiamo collocarla? Abbiamo la fortuna di venire da un paese che è un paese d'arte, e questo si rispecchia tantissimo nel lavoro di questi ragazzi. Nel mondo sono considerati tra i migliori, ma perché lo sono? Perché sono bravi. Cosa stai facendo alla ragazza? Facendo una donna, una specie di strega che appassisce una rosa. Male? No, sono abituata ormai. Quanti tatuaggi hai? Questo è il 22esimo. E vuoi arrivare a? A riempirmi.